di qualità di questo tumore, quindi conduttore di produce in Italia a un certo prezzo, a livello qualitativo elevato, e produce allo stesso livello della percepita. Sì, parlavo dell'olio, esatto, è chiaro che il problema qual è di fatto. Se passa questo messaggio, la discriminante della qualità non può essere soltanto prezzo, no? La discriminante, perché il problema è allora se riesco ad avere lo stesso requisito qualitativo con un prezzo più basso, perché il consumatore può affrontare la situazione. La qualità, della qualità è quella di definirla, è quella di riconoscerla, è quella di individuarla, no? Dal punto di vista, diciamo, tutto sommato del consumatore, la criticità è questa, perché la capacità cos'è di fatto? La prerogativa, la capacità di un bene di poter soddisfare a determinati requisiti. Requisiti che oggettivamente possono variare da un consumatore all'altro. Se parliamo di un elemento legato alla territorialità, quindi alla non ripetibilità, non stiamo parlando di acciaio inossidabile. Oggi siamo arrivati tardi a questo convegno perché il Freccia Rossa da Roma a Milano, anziché metterci a 3 ore, ci ha messo 3 ore e mezzo. Quindi vuol dire mezz'ora di ritardo non è qualità. Se fosse arrivato a 2 ore e 55 era facile interpretare come concetto di qualità. Quindi è quello di misurabile, è facile, è immediato. L'acciaio inossidabile, l'oro è facile da misurare la qualità, è problematica perché è nella percezione del consumatore questo concetto di qualità. Tra l'altro lo scenario che Federico Quaranta ha lanciato durante il nostro ultimo congresso nazionale di Roma è stato inquietante, no? Perché evidentemente il consumatore, tutti noi quando diventiamo consumatori siamo condizionati da forme di pressione incredibili, che arrivano dei messaggi e da ogni dove. Quindi non ho motivo di dubitare che quello che lui ha detto, il messaggio lanciato, probabilmente dubito sui tempi, probabilmente un messaggio della lontana. E credo che il punto di fascia medio-alta siano quelli che peggio di altri, o forse nessuno di loro potrà andare a incidere, a influenzare il carattere del consumo del consumo, il carattere del consumo dei che sono proprio i potenziali clienti di queste tipologie. Come facciamo? Come facciamo a discriminare? Noi, anche dal punto di vista nostro, di chi fa formazione, non soltanto l'AIS, ma in generale chi fa formazione, stabilisce determinati canoni, determinati caratteri, quindi tratteggia la qualità su determinate linee. Questo poi è un tema anche nel tempo. Io ricordo che quando mi sono iscritto all'AIS dell'80, quando facevo il mio corso per diventare sommelier, mi dicevano che se un vino era appena appena un pelino velato, quello non era un vino di qualità. Quindi prendevamo non tanto il lavoro dell'enologo, ma 30 anni fa prendevamo il lavoro del filtro dell'enologo, quindi prendevamo il lavoro della cartuccia filtrante, non dell'enologo. Oggi il fatto che un vino possa essere anche non integralmente limpido o anche addirittura velato non è più un requisito che ci fa dire che non sia un vino di qualità, quindi, anzi, voglio dire, sono altri parametri, vuol dire semplicemente che è un profilo tecnico e quindi non è stato filtrato. Quindi è chiaro che questi concetti, vedete come cambiano l'aspetto, però tutto sommato non è facile, mi verrebbe facile una battuta anche da dire che la criticità e la differenza che c'è tra il mondo della produzione di un certo profilo e che il mondo della produzione di un certo profilo oggi traguarda e deve dialogare con una fascia limitata di potenziali clienti. Quanti sono? Noi indichiamo 1 milione, 3 milioni, 5 milioni quelli che in Italia hanno propensione all'acquisto o conoscenza di un prodotto di qualità. Chiaramente chi fa formazione come noi dialoga con gli altri 50 milioni, dialoga, perché quelli sono già formati, non abbiamo bisogno di parlare loro, sono già formati, sono. Quindi dialoghiamo con gli altri, quindi tutto sommato è molto più roseo con il profilo di chi fa formazione di chi invece deve divulgare il vino. E chi divulga il vino poi dopo invece è intimamente collegato al lavoro nostro di fare formazione. Quindi vedete un pochino di questo gatto che si muove nella coda, però ce la mettiamo tutta. Crediamo che in questi 50 anni di vita di questa situazione un pelino di incremento nella cultura della conoscenza, il messaggio l'abbiamo lanciato, e bisogna andare, a mio avviso, oggi un attimino oltre, perché per fare quello, per fare sì che il vino di qualità abbia un futuro, questo vino bisogna farlo arrivare ai fruitori. Non parlo del consumatore finale in questa sintesi, parlando di mercato, lasciando da parte la distribuzione organizzata, la grande distribuzione organizzata, e arrivo anche a dire che probabilmente
i produttori di vino si sono tenuti un pochino troppo in casa questo gioiellino della distribuzione. In Italia la criticità, una delle criticità legate al messaggio di divulgazione del vino con la distribuzione, in Italia non c'è una distribuzione indipendente, perché i produttori dialogano con le ristorante, con le enoteche, eccetera, eccetera. Ma è cambiato questo messaggio. È cambiato perché da 30 anni a questa parte, cosa è accaduto? Il consumatore medio è diventato, come dire, più preparato e più esigente. A tutto questo non ha corrisposto un incremento dei consumi, ma una diversificazione dei consumi. Vuol dire che il cliente che viene nel mio ristorante, nella mia enoteca, nel mio wine bar, non è fidelizzato a quel prodotto, gli piace quel prodotto, lo stima, ne parla, ma la volta dopo non vuole più quel prodotto, la volta dopo ne vuole un altro, non perché non gli piace il passato, invece il cliente si fidelizzava a un prodotto, andava in quel ristorante che c'era quel tal vino, andava in quel negozio perché comprava quel tal prodotto. Oggi invece c'è più curiosità, c'è più originalità, c'è più ricerca di territorialità, c'è più ricerca di tutto questo. Quindi vuol dire che la produzione deve pensare di farle arrivare a questi prodotti e farle arrivare in maniera più incisiva, più dinamica, farle arrivare. Quindi vuol dire che dovranno accontentarsi di incrementare la clientela e di diminuire le percentuali di destinazione al singolo prodotto. Tra qualche ora, e qui concludo, perché c'è una criticità, tra qualche ora, a mezzanotte di oggi, entrerà in vigore questo famoso o famigerato articolo 62 della legge emanata nel mese di gennaio, che stabilisce una cosa che sarebbe talmente ovvia, che le cose che uno compra, questo articolo è legato esclusivamente ai prodotti alimentari, alla filiera dei prodotti alimentari, e stabilisce una cosa ovvia, che le cose che uno compra le debba pagare. Quindi vuol dire che non solo che le debba pagare, ma dice anche quando le deve pagare, e dice che i prodotti deteriorabili vanno pagati a 30 giorni e i prodotti invece nella filiera agroeconomica non deteriorabili verranno pagati entro 60 giorni. Questo vuol dire che incrementa la criticità, vuol dire che se io prima compravo 100 casse di quella tipologia di vino e il produttore mi dice non ti preoccupare, mettitele in casa, perché tanto poi me le paghi l'anno prossimo, me le paghi quando le vendute, tutto questo non potrà più essere, perché la legge proibisce un pagamento al 61° giorno. E quindi vuol dire che dovremmo confrontarci. Quindi la criticità è legata al fatto che le aziende dovranno fare vendite più dimensionate oppure affidarsi a una distribuzione, che in Italia non esiste distribuzione indipendente. L'unica distribuzione che ad un certo profilo sta funzionando, ma su fasce di mercato molto basse, sono quelle che sono state organizzate dai produttori della birra. Ma su fasce basse di mercato è semplicemente perché non c'è l'esigenza di un ritorno economico, che non c'è la vendita del vino, perché il ritorno economico è un prodotto quale è la birra, che può essere fatta 365 giorni all'anno ad ogni ora del giorno. E quindi funziona in questo modo. Per tranquillizzare Marco Pallanti, ti ricordi? Cosimo III nel 1716 aveva perimetrato quattro zone della Toscana, aveva fatto per tutelare, l'aveva fatto, quindi vedi che in tutto il mondo e paese e in ogni epoca storica c'è qualcuno che deve tutelare un profilo di correttezza e di originalità. Quindi, grazie.